Luciano De Cecco, sotto 1-0, avete cambiato ritmo, avete vinto 3-1, non è stata comunque una partita facile, tutt'altro. No, siamo stati bravi, ci faccio i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una bella partita, abbiamo portato i 3 punti a casa, è quello che conta, quindi niente, hai che aspettare adesso settimana prossima. A trascinarvi, specialmente nei momenti di difficoltà, è stato il muro, specialmente diciamo nei primi 2 set. Sì, penso che quando abbiamo messo la battuta in campo siamo riusciti a difendere e a morire un po' di più, credo che è stata lì la partita, loro comunque hanno sbagliato un sacco di battute e anche ci ha aiutato quel fatto lì, quindi siamo tranquilli, abbiamo fatto credo una partita normale e niente, siamo contenti. Per quanto ti riguarda, un terzo set in cui hai meritato tantissimi applausi, hai fatto 2 o 3 azioni veramente spettacolari. Mentre che vinca la squadra per me è uguale. Adesso cosa succede a questo Piacenza? Arrivavate da 2 sconfitte consecutive, avete vinto contro Modena, adesso vi aspetta un'altra partita difficile contro Cuneo. Adesso riposare questi 2 giorni che abbiamo, dopo ci penseremo a Cuneo che sarà una partita sicuramente difficile. La tua intesa con gli attaccanti, hai avuto qualche problema agli addominali, quindi insomma anche con gli allenamenti c'è stato qualche problema, a che punto siete? No, io sono al 50%, mi sono allenato soltanto 2 giorni e abbiamo fatto la scelta di giocare, quindi niente, era sicuro che un pochino di intesa ci manca, anche su certi palloni, quindi niente, avete che avere pazienza, aspettare un po' la settimana prossima di allenarmi al meglio e speriamo che la prossima domenica possiamo giocare bene. Questa protesta iniziale anche da parte vostra, che vi siete rifiutati di battere 2 volte per dimostrare la vostra vicinanza a Simon? Un fatto penso giusto che ha deciso la squadra e la società per fare lui giocare, che è quello che vogliamo tutti, al di là della situazione di burocrazia, a noi ci interessa che lui si allena sempre e vorremmo che sia con noi qua in campo, tutto qui.